In arrivo quasi 3 milioni di euro per l'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Como Lecco e Varese. Lo stanziamento complessivo a livello regionale è di 28,7 milioni di euro, in aggiunta ai 624 già distribuiti per il 2023. Lo ha stabilito una delibera della Giunta Lombarda, approvata su indicazione dell'assessore regionale a Trasporti e Mobilità Sostenibile Franco Lucente, dopo il saldo del contributo 2023 da parte del Fondo Nazionale Trasporti alla Regione. Uno stanziamento governativo pari a 25 milioni di euro, che la Giunta ha deciso di incrementare con ulteriori 3,7 milioni di risorse proprie. Il contributo destinato all'Agenzia del TPL di Como Lecco e Varese è quello più significativo a livello economico, dopo quello stanziato per Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, che arriva a quasi 19 milioni di euro. Un aiuto concreto al trasporto pubblico locale, spiega l'assessore Lucente, necessario per contrastare il periodo di difficoltà in cui versano molte agenzie, dovuto principalmente alle dinamiche di crescita dell'inflazione e dei costi operativi. Sono convinto, ha detto, che queste risorse permetteranno alle autorità preposte di innalzare il livello del servizio offerto, scongiurando tagli di corse paventati recentemente.